Il criterio ambientale minimo sulla ristorazione collettiva cerca di preferire, di privilegiare quegli alimenti che derivano dal chilometro zero, dalla filiera corta o dall'agricoltura sociale? Sì, lo fa attraverso i criteri premianti, non i criteri obbligatori, ma i criteri premianti. Ma che cosa significa chilometro zero, oppure filiera corta, oppure agricoltura sociale? Ecco, chilometro zero, ovviamente la definizione zero è una definizione metaforica. In verità noi parliamo di alimenti che vengono prodotti nei siti di produzione, di coltivazione, oppure nei luoghi che sono dei consorzi che hanno e che collezionano questi alimenti. La distanza tra questi luoghi e la mensa deve essere al di sotto dei 200 km o dei 150 km se noi parliamo di mense che hanno aderito al disciplinare sulle mense biologiche. Se parliamo però di piccoli comuni, cioè quelli inferiori ai 5.000 abitanti, questa distanza è ridotta. Non parliamo di 200 km, ma parliamo di 70 km. Infatti, in questo caso, nel caso dei piccoli comuni, molte volte si parla di chilometro utile. Differente la situazione quando parliamo delle isole, perché di mezzo c'è il mare. Quindi in Sicilia e Sardegna, chilometro zero significa prodotto nella regione, chilometro zero nelle isole significa con le distanze di cui si diceva prima, cioè i 200 km o i 70 km per i piccoli comuni, anche se normalmente nelle piccole isole si tratta sempre di piccoli comuni, ma al netto del mare, come se il mare non lo considerassimo, la distanza del mare. Quando parliamo invece di filiera corta, di cosa parliamo? Parliamo della riduzione del numero dei passaggi tra il luogo della produzione e il luogo della somministrazione consumo, ovvero significa che tra chi produce oppure i consorzi che raccolgono i prodotti e il luogo dove si trasforma, si somministra, si prepara il pasto e lo si consuma, non ci siano passaggi ulteriori. In questo caso parliamo di filiera corta. La filiera corta è un modo per agevolare anche i piccoli produttori, che in questo caso hanno un rapporto diretto con chi produce i pasti, ed è un buon modo per sostenere le economie locali e anche la sostenibilità delle economie locali. Che cosa prevede il criterio quando parliamo, il criterio premiante, quando parliamo di questi due elementi, cioè filiera corta e chilometro zero? Prevede che si venga premiata la somministrazione dell'intero fabbisogno di un prodotto alimentare con prodotti biologici, tutto proveniente, ad esempio, tutta la produzione del cavolo nero. Tutto deve essere biologico e deve provenire, ad esempio, da filiera corta o chilometro zero. Oppure, nel caso di prodotti non biologici, possiamo anche parlare di una somministrazione di quota parte. Questo ovviamente significa che il criterio dovrà dar luogo a punteggi che siano graduati rispetto al peso di questi alimenti rispetto al menù complessivo della mensa. L'agricoltura sociale anche viene premiata con i criteri premianti. Quando parliamo di agricoltura sociale, parliamo di agricoltura dove i lavoratori che vengono impiegati nel lavoro agricolo sono lavoratori che sono in condizione di disabilità, a volte fisica, a volte anche mentale, che utilizzano l'agricoltura proprio per rafforzare le proprie abilità, le proprie capacità, e molte volte in stretta connessione con i distretti sanitari della zona, prestazioni agricole che supportano e che aiutano queste persone a uscire dalla loro condizione di esclusione. Quando parliamo invece di lavoro agricolo di qualità, parliamo di quel lavoro agricolo che permette, ad esempio, di evitare il caporalato. Lavoro agricolo di qualità significa che un'azienda paga tutti i contributi, tiene i lavoratori in regola secondo il contratto di lavoro,
La rete si chiama LAC del lavoro agricolo di qualità. Ebbene, il criterio premiante prevede appunto anche in questo caso di somministrare l'intero fabbisogno di una determinata tipologia di alimento, sempre ad esempio il cavolo nero o le carote, tutta proveniente da cibo biologico che proviene da agricoltura sociale o rete del lavoro agricolo di qualità, oppure se quel cibo non è biologico, di quota parte. Anche in questo caso dobbiamo graduare i criteri tenendo conto di quanto quei cibi pesano sull'intero menù. Fare un'agricoltura buona significa rispettare i diritti e rispettare le condizioni sociali, tutelare la dignità delle persone.